Buonasera, di nuovo questa è la terza intervista del gruppo delle interviste del 6 marzo 2019 durante la CROI, la conferenza sui retrovirus a Seattle. E ci troviamo ora a intervistare la professoressa Alessandra Bandera del Policlinico di Milano e il professor Gianni Di Perri dell'Università di Torino. Abbiamo sentito e abbiamo letto tutti quanti in questi giorni di un paziente che si è completamente negativizzato. Uno dei motivi principali della conferenza, tra l'altro Fauci ha iniziato proprio con la speranza di raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento, dell'eradicazione del virus, e casualmente si è associata a questa informazione del 18° mese di negativizzazione di questo paziente che ha fatto una terapia particolare con il trapianto di midollo allogeno. Ci puoi spiegare qualcosa in più, perché ovviamente è una notizia che ci fa sperare molto. Certo, sì, certo, dopo 12 anni dal caso di Berlino, dal paziente di Berlino, Timothy Brown, abbiamo avuto in questi giorni appunto la notizia di un secondo paziente HIV positivo che è stato sottoposto allo stesso tipo di trattamento per una malattia ematologica. Nel caso del paziente inglese si trattava di un linfoma di Hodgkin, quindi di un tumore del sistema linfatico che colpisce in maniera più frequente la popolazione HIV positiva rispetto ai soggetti HIV negativi, e che generalmente viene trattata con una chemioterapia, ma nel caso del paziente inglese non ha risposto a diverse linee di chemioterapia. Perciò è arrivato ad avere necessità, per guarire la malattia ematologica, di un trapianto allogenico da donatore. E nella scelta del donatore è stato selezionato un donatore che ha una delezione completa del gene per il CCR5, cioè il CCR5, che è il co-recettore di HIV che la maggior parte dei virus di HIV utilizzano per entrare nelle cellule CD4. Questa è la stessa strategia che è stata utilizzata nel caso del paziente di Berlino, che aveva una malattia ematologica diversa, una leucemia mieloide acuta, e che ha ricevuto non uno ma due trapianti allogenici dallo stesso donatore con la stessa delezione del CCR5. In questo caso appunto le differenze rispetto al paziente di Berlino è che il paziente di Londra ha ricevuto un solo trapianto, quindi, e che esso stesso non presentava la mutazione eterozigote per il CCR5, cosa che invece era presente nel paziente di Berlino. Non solo, il tipo di condizionamento, cioè di chemioterapia e di irradiazione, era più pesante nel paziente di Berlino rispetto al paziente inglese, ma nonostante tutto ciò si è verificata, o almeno si sta osservando, la stessa risposta che si è osservata nel paziente di Berlino, quindi la negativizzazione dell'HIV RNA, della replicazione del virus a livello periferico, nonostante la sospensione della terapia antiretrovirale. Ora, chiaramente siamo ad un follow up molto più breve rispetto al paziente di Berlino, che è arrivato appunto a 12 anni di follow up, in questo caso sono 18 mesi, però dai dati che sono stati presentati ci sono le premesse per poter pensare che anche in questo caso ci sia una remissione, diciamo, del virus prolungata. Il paziente è stato sottoposto ovviamente anche a una terapia immunosoppressiva dopo il trapianto per evitare la reazione di graft nei confronti del trapianto, e nonostante ciò la viremia è stata sempre soppressa. Quindi diciamo che ovviamente non è una strategia questa che può essere applicata d'amblea alla popolazione HIV positiva come strategia di cura o di eradicazione. Quello che è interessante sia per il paziente di Berlino che per questo paziente inglese è sicuramente che rappresentano il primo modello umano di eradicazione del virus di HIV. È chiaro che sono presenti probabilmente diversi fattori che hanno portato a questa eradicazione. Perché suppongo che ci siano stati altri casi trattati in modo analogo.
analogo che non hanno risposto. Certamente, ci sono dei pazienti che ad esempio hanno ricevuto il trapianto allogenico di midollo ma da donatori non CCR5 deleti, che hanno presentato alla sospensione della terapia un rebound virale, che sono i casi di Boston, ma anche un paziente che aveva ricevuto un trapianto da un donatore CCR5 deleto ha avuto il rebound virale perché aveva un virus che non usava soltanto il CCR5 come corecettore ma anche il CXCR4. Quindi in questo caso, e probabilmente e anche nel caso del paziente di Berlino, si sono verificate queste grandi coincidenze, cioè il fatto di avere un donatore deleto per il CCR5 e avere un virus che era unicamente R5 tropico, quindi non permettere ad altre varianti del virus comunque di poter penetrare all'interno delle cellule. Quindi, come dicevo, sicuramente è un modello di cura che andrà approfondito e probabilmente apre delle strategie future che ovviamente non possono essere il trapianto allogenico, perché è chiaramente gravato anche da complicanze e mortalità e sarebbe infattibile sulla popolazione generale. C'è da dire che c'è un altro ulteriore caso che è stato descritto nell'ambito di questa conferenza come presentazione poster, che appartiene all'Università di Düsseldorf. Anche in questo caso si tratta sempre di un paziente con una patologia ematologica che ha ricevuto un trapianto allogenico con un donatore che era deleto per il CCR5. In questo caso però il tempo di osservazione dalla sospensione della terapia è molto breve, sono 3 mesi e mezzo, quindi di fatto dobbiamo attendere per poter dire che effettivamente anche in questo caso ci sia stato si una... trattava sempre di pazienti che avevano una copatologia presente. Ematologica, sì, sempre una patologia ematologica che richiedeva l'effettuazione del trapianto perché non responsiva alla chemioterapia o perché, come nel caso del paziente di Berlino, si trattava di una leucemia. Quindi sono eventi molto rari. Tanto è vero che esiste a livello europeo un consorzio che si chiama ICSTEM che raccoglie i casi di pazienti HIV positivi con patologia ematologica che hanno ricevuto un trapianto allogenico da donatore e che il donatore può essere appunto con la mutazione o no per il CCR5 e che ha lo scopo proprio di studiare il reservoir virale senza considerare la sospensione del trattamento, ma di studiare il reservoir virale per capire quali sono i fattori legati al trapianto allogenico che danno una prospettiva di eradicazione virale. E appunto nell'ambito di questo stesso consorzio è stato fatto anche lo screening su una grossa banca di donatori di midollo, soprattutto in Germania, in Spagna e in Inghilterra, per selezionare quei donatori che sono appunto dotati di questa mutazione genetica del CCR5 e che potrebbero essere disponibili per un trapianto nel caso un paziente HIV positivo lo richiedesse e non avesse un donatore familiare compatibile, quindi dando l'opportunità nel caso in cui sia necessario fare un trapianto di scegliere tra pazienti compatibili ovviamente dal punto di vista genetico ma anche con questa opzione e quindi opportunità future. Posso fare una domanda? Certo. Da ignorante? La persona a cui viene tolta una parte del midollo o tutto o una parte piccola, come fa? Lo ricrea, sì, lo ricostituisce? Sì, il midollo osseo è dinamico e si ricostituisce, quindi anche prelevandone una quota non c'è nessun problema per il donatore di midollo. È una procedura che si fa abitualmente, spesso da familiari, quando ci sono consanguinei compatibili, che sono la prima scelta. Nel caso in cui questo non è possibile, ovviamente da una banca di donatori. Perfetto. Professor Di Perri, c'è uno scenario, abbiamo visto, in cui si spera in alcune nuove formule, alcuni nuovi giocattoli che si mettono insieme alla terapia antiretrovirale, rafforzano il sistema immunitario e permettono probabilmente di avere una carica virale costantemente soppressa e quindi probabilmente nello scenario futuro una diminuzione di terapia. Che cosa ci racconti, che cosa è venuto fuori a questa conferenza? Insomma, in linea generale c'è una volontà, diciamo, di semplificare per quanto possibile, di rendere più agevole quella che è una terapia e una sua strutturazione in termini di principio ormai consolidata, ovvero una prolungata e profonda soppressione
virale, determina laddove ce n'è bisogno un recupero della capacità di difenderci da parte del nostro sistema immunitario, detto in maniera molto grossolana, e laddove non, diciamo, non c'è bisogno, perché si tratta di persone che riescono a iniziare la terapia in una fase ancora precoce, si tratta di mantenere le facoltà, diciamo, di difesa che ci sono. Questo ha la sua storia, è stata una storia straordinaria. Adesso, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci, in particolare gli inibitori dell'integrasi, grazie ad alcune proprietà, a una particolare potenza, si è passati, siamo in piena transizione da quello che era un archetipo a tre farmaci a quello che sarà un archetipo a due farmaci, in una buona percentuale di casi. Cioè, non è una terapia che possono fare tutti, ma una recente storia sperimentale ci insegna che i criteri possono essere molto più allargati rispetto a quello che pensavamo qualche anno fa. In questo scenario di volontà di semplificare si inseriscono tutte le iniziative già a buon punto di sviluppo di formulazioni farmaceutiche iniettabili che permetteranno, ovviamente, diciamo, intervalli di somministrazione anche prolungati. Questo nasce una nuova era, adesso ci stiamo attestando su parametri mensili o bimensili, probabilmente fra qualche anno parleremo di 6 mesi, un anno di frequenza, cioè effettivamente ci sono già le premesse da un punto di vista farmaceutico e farmacistico per poter pensare a soluzioni del genere. Poi c'è un importante revival di altri strumenti che hanno avuto già una loro stagione, come gli anticorpi monoclonali, policlonali, ovvero anche mix di anticorpi con specificità diverse. L'anticorpo non è soltanto, diciamo in questo senso, non ha soltanto un effetto diretto all'inibizione, vuoi della, diciamo, di quello che può essere la procedura di ingresso del virus nella cellula, vuoi anche la formazione di sincizio, di quel modo di essere del virus quando passa da una cellula all'altra. Quindi è comunque una procedura che va a interferire in una fase non replicativa del ciclo virale, in questo senso ha delle proprietà. C'è stato un revival anche perché costa un po' meno rispetto al passato occuparsi di anticorpi monoclonali, grazie al grosso sviluppo che c'è stato in oncoematologia, in reumatologia e quant'altro. E devo dire che al momento un posizionamento definitivo in prospettiva non c'è, però la speranza è che possano coadiuvare una terapia di tipo convenzionale, anche se vuoi ridotta magari a due farmaci, e che possano consentire magari un alleggerimento complessivo di quello che può essere il carico chemioterapico. Vedremo, diciamo, premesse sono importanti. Che sarà però anch'esso un carico chemioterapico, perché questi anticorpi monoclonali o policlonali comunque si aggiungeranno, certo, al carico dell'impegno che la persona deve seguire per poter avere una risposta efficace, effettiva e di lungo termine. Non c'è dubbio, no? Questo assolutamente sì, certamente sì. E l'unica cosa positiva è che sembra da questi primi studi che non ci siano dei grossi effetti collaterali, no. O sbaglio? No, ma in generale no, fra l'altro sono proteine, sono, esatto, aggregati poliproteici che hanno da questo punto di vista non presentano sorprese o tesori particolari, ecco, un filone che da un punto di vista della filosofia sperimentale è un po' diverso rispetto a tutti gli altri, ecco, questo va detto, e si affianca in parte a quello che può essere stato, che ancora è, lo studio per esempio degli effetti terapeutici di preparati che dovremmo definire vaccinali, ma che in realtà non corrispondono a quello che è il proposito, sì, di un vaccino. Quindi è un concerto di azioni che si ritiene possa in qualche modo migliorare quello che è comunque l'alveo convenzionale di una soppressione virale, da quello non si esce. Ecco. Al di là, Alessandra, al di là del trapianto di midollo, questi preparati in studio, questi
monoclonali e policlonali, hanno un orizzonte molto lungo per essere messi nella pratica clinica? Beh, allora diciamo che il punto è lo scopo per cui vengono utilizzati, perché sicuramente lo scopo verso la cura è uno scopo molto ambizioso che non vedo vicino rispetto all'utilizzo di questi preparati, anche perché spesso sono diretti, si è visto anche nelle presentazioni di questi giorni, che quando sono diretti verso una singola porzione o due singole porzioni lasciano poi lo spazio al virus di evadere, perché sappiamo che ha un'alta possibilità di mutare, mentre probabilmente però non replica. Però nel momento in cui ci saranno degli anticorpi che vanno a colpire più target e in pazienti selezionati che hanno quel target effettivamente colpito dagli anticorpi che sono prodotti, allora potrebbero essere inseriti anche in contesti di cura, però ovviamente in una prospettiva molto più lunga. Ci sono aspetti secondo me che vanno un attimino differenziati, perché come diceva la professoressa Bandera, la vedo piuttosto lontana la prospettiva di cura basata su un intervento, diciamo, su quello che è una volontà di colpire una struttura molecolare che ha evidentemente un significato strategico nel passaggio del virus da una cellula all'altra e la sua replicazione, eccetera. Se andiamo a vedere i primi tentativi di questa nuova nouvelle vague dello studio degli monoclonali, sono stati fatti su pazienti con infezioni farmacoresistenti, cioè allo scopo quindi, se vogliamo, di aggiungere una componente, e da un punto di vista della valutazione della magnitudo della risposta virologica, se vogliamo, sono stati anche abbastanza deludenti, come in generale lo sono e lo sono stati nelle prime fasi in cui così si andava a cercare di capire che cosa se ne poteva fare. Perché viceversa sì, hanno più una risposta immunologica. Probabilmente quindi, si ritiene, sì, esatto. C'è un qualcosa. E il lavoro poi dell'antiretrovirale continua e deve continuare, sì, no? Sì, sì, sì. Assolutamente sì. No, quello per adesso non ne possiamo fare minimamente a meno, a nessun titolo, anzi ogni tentativo di interrompere, di posticipare, tutta la storia della terapia antiretrovirale alla fine ci consegna un'infezione che, come tutte le altre, prima la si tratta, meglio è. Questo. Ho sentito che c'è un disegno di uno studio in cui dei gruppi di pazienti potrebbero interrompere la terapia. Quali sono le caratteristiche per cui generalmente un paziente potrebbe interrompere la terapia, perché comunque per molti è ancora la terapia è un fatto gravoso di responsabilità con se stessi e con gli altri. Però interromperla mantenendo la carica virale al di sotto della quantificazione e mantenendo evidentemente il patrimonio immunologico potrebbe essere già un obiettivo di medio che potrebbe interessare ad alcuni. Chi sono questi? Non so se vuoi anticipare qualcosa. Allora, certamente noi abbiamo i dati alle spalle, quelli dell'introduzione strutturata di terapia, il famoso studio, lo SMART, sì, che ci ha detto che in realtà l'interruzione di terapia è dannosa anche quando i CD4 sono alti, perché compaiono degli eventi non AIDS. Quindi diciamo che la strategia dell'interruzione della terapia d'amblè evidentemente non ha funzionato, e tutti noi siamo certi che fare interruzione strutturata di terapia in pazienti HIV positivi in fase cronica dell'infezione è dannoso. Ci sono dei tentativi di interruzione della terapia in popolazioni molto ben caratterizzate e spesso che hanno un reservoir virale più piccolo, quindi si può ipotizzare per esempio in pazienti trattati nelle primissime fasi dell'infezione, cioè nell'infezione acuta. Purtroppo però i dati che sono disponibili ad oggi anche nelle coorti di pazienti che sono stati trattati nei primi stadi FIBIG, cioè proprio all'inizio dell'infezione, ci dicono che
più o meno, con un periodo di tempo più o meno breve, il virus si ripresenta e ritorna a replicare. Quindi di fatto oggi non abbiamo un marker, una caratteristica che ci predice che quel paziente può rimanere. È vero, nella Corte Visconti ci sono stati segnalati dei pazienti trattati nell'infezione acuta da HIV che si sono mantenuti liberi dalla replicazione virale anche dopo la sospensione della terapia, però purtroppo non hanno un marcatore o un gruppo di marcatori che ci permette di identificarli a priori, e questo ci impedisce di poter trasferire questa informazione alla popolazione HIV positiva in generale. Quindi al momento diciamo che non abbiamo dei dati sufficienti e neanche appunto in prospettiva immediatamente usufruibili per dire che potrebbe essere, diciamo, come dire, non dannosa questo tipo di strategia che al momento noi non vediamo praticabile. Questi tipi di marcatori sono sicuramente, intanto sono due discorsi da fare, no? In Italia è ancora più difficile prevedere un'azione di questo genere, tipo la sospensione, in quanto oltre il 50% delle persone che si presentano all'ospedale e apprendono di avere l'HIV già sono in AIDS conclamato, quindi con un danno immunologico serio, è un patrimonio di reservoir sicuramente eccessivo. Grande. L'altro discorso è quello di cercare di andare a stanare all'interno delle latenze quel virus che già non replica più, ma che è quelle al di sotto di 37, no? Al di sotto di 37 copie, e in effetti non ti fa nulla, però ciò nonostante continua a mantenere l'infiammazione, diciamo, come discorso che a lungo termine produce altri danni al corpo che si possano più o meno avvicinare a quelli della vita della persona sieronegativa, però si sa che sono accelerati e sono più marcati, più visibili. Certo, no, ma questo è un discorso che fa parte di una, diciamo, di un grosso rinnovamento dottrinale nel mettere in relazione la flogosi a fenomeni che caratterizzano in qualche modo la durata della vita, tipo il rischio cardiovascolare, metabolico e quant'altro. Il fatto che effettivamente, togliendo questo rumore di fondo, come è possibile fare per esempio nell'infezione da HCV, si è visto che tutta una serie di parametri tornano rapidamente anche in ordine, in particolare, non so, l'omeostasi glicemica, tutte quelle forme di intolleranza glicemica o addirittura di diabete franco che hanno risposto spontaneamente alla clearance dell'HCV. E siamo un modello non molto distante dall'HIV in realtà, perché adesso l'HCV ci sembra una barzelletta, lo togliamo in due o tre mesi, fino a tre anni fa era un problema, terrore. Si aggiungeva all'altro e fra l'altro riproduceva molti degli aspetti della flogosi cronica in HIV. Il discorso è effettivamente che esista una vita biologica non misurabile facilmente per noi, che va oltre quella che è la nostra capacità di sopprimere quel compartimento centrale che è il plasma, questo sì. E che questa, fra l'altro, ha una serie di realtà che non ci consentono di abbassare troppo la vigilanza, nel senso che per esempio vediamo, se andiamo a studiare in sequenza il modo di essere del virale nello stato di integrazione, il famoso DNA provirale, vediamo che questo nel tempo, in funzione del farmaco che sta sopprimendo la replicazione in quello che sono i compartimenti più superficiali, effettivamente c'è un quello che chiamano un genetic reshaping di questo DNA in funzione del farmaco che è presente, cioè effettivamente c'è anche un minimo di relazione fra questo DNA integrato e i farmaci che il soggetto sta assumendo. Questo per dire che cosa? Che effettivamente c'è ancora una sensibilità, un rapporto di relazione e forse anche quello che può essere il seme di una selezione di resistenza se il soggetto poi perde contatto, perde aderenza con la terapia stessa. Quindi anche nelle migliori famiglie, cioè nei soggetti perfettamente aderenti, eccetera, il virus permane quantitativamente
in funzione di tutta una serie di variabili, il momento in cui è iniziata la terapia, cioè quanti anni ha vissuto con l'infezione da HIV non trattata, eccetera. Poi però purtroppo c'è un off limit, non si riesce a scavare oltre se non in maniera abbastanza lenta, in funzione anche dell'emivita di queste cellule memorie, in cui l'HIV è presente in latenza. È una, probabilmente ci sono delle piccole rivoluzioni replicative che non riescono ad assumere la dignità di un qualcosa di misurabile secondo i metodi convenzionali, che però mantengono questo stato di flogosi cronica. Quindi probabilmente c'è bisogno di marcatori diversi, di una diagnostica più mirata? Ma diciamo più o meno un'idea ce la siamo fatta sulla quello che può essere la magnitudo di questo fuoco che arde, diciamo, sotto la cenere e che mantiene questo stato flogistico. Se è vero che trattare, per esempio, il prima possibile ci toglie tutta una serie di probabilità di ammalarci secondo una serie di parametrazioni che nello studio, nello START in particolare, sono venute fuori, ecco. Probabilmente trattare addirittura l'infezione acuta abbassa quello che è il set point, ovvero la quantità di virus integrato che si manterrà e sarà soggetta a una molto lenta erosione nel tempo. In fondo è la quantità di virus pronto a saltare fuori se la vigilanza, diciamo, la soppressione, la chemiosoppressione continua viene un po' meno. Certamente la cosa migliore che si può fare oggi è, se uno deve proprio infettarsi, è iniziare la terapia il prima possibile. Questo sì. Questo è l'unico fattore effettivamente marcatore o non marcatore. Se tu sei stato 8 anni senza essere curato, magari hai tra ancora 300-400 CD4 che appartieni a una fascia, diciamo, a progressione abbastanza lenta, però posso stimare che tu avrai una flogosi cronica, anche se ti tratto, sarà di una certa entità, e questo corrisponderà a un rischio cardiovascolare, corrisponderà, diciamo, a tutta una serie anche di stimoli a correggere, per esempio, lo stile di vita, certi parametri, diciamo, biometrici personali, certo, individuali, certo. L'indice di massa corporea e quant'altro, smettere di fumare, cose anche se vogliamo abbastanza banali. Oggi siamo diventati molto più trasversali come medici, perché cerchiamo di correggere queste variabili nella consapevolezza, sono molto importanti, e se vogliamo un effetto collaterale favorevole del fatto che ci si proietta in una vita lunga, che nelle migliori circostanze di esercizio terapeutico è una durata che si approssima a quella della popolazione generale. La CIMIT ultimamente ha deciso di prendere una posizione di gruppo, di società, sul slogan che è venuto fuori di recente, U uguale U. Evidentemente la community cerca di spenderlo nella maniera migliore possibile per diminuire la emarginazione delle persone con HIV, facilitare, invogliare a fare il test le persone che non lo vogliono fare e comunque, diciamo, avere un percorso in più per poter diminuire la curva delle nuove infezioni. Che cosa ne pensate? Io credo che appunto questo principio di undetectable, untransmissible, e quindi della riduzione dello stigma del paziente sieropositivo, è un passo importante, è un passo che deve appunto stimolare le persone a fare il test e a mettersi in terapia il prima possibile. Io credo che davvero abbiamo un'arma, che è appunto l'utilizzo della terapia antiretrovirale in fase precoce e in tutti i pazienti HIV positivi, che dovrebbe essere veramente l'arma vincente per cercare di ridurre il tasso di nuove infezioni. E questo credo appunto che valga soprattutto in un principio di salute pubblica e quindi di diffusione dell'epidemia. Quindi lo trovo uno strumento importante. Sei d'accordo? Perché ci troveremo molto presto intorno a un tavolo organizzato dal professor Galli proprio per fare, per scrivere un consensus sul come passare questo tipo, certo, di informazione alla popolazione generale, perché altrimenti se passa un discorso impreciso ci sono moltissimi, certo, rischi.
chiaro. Io vi ringrazio moltissimo per le vostre bellissime presentazioni, per il vostro rapporto su questa CROI. Vi auguro una buona serata. Noi abbiamo finito con il ciclo delle interviste che vi saranno a disposizione dei nostri siti quanto prima e che vi invierò. Grazie. Sì, grazie.